Bentrovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Proroga dell'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie. Diabete, uno studio sulle nuove cure. Cronicità, diagnosi dopo 10 anni per un terzo degli italiani. Uno dei primi provvedimenti che ho fatto è quello di prorogare l'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle RSA. Sono le parole del ministro della Salute Schillaci, che in un'intervista a Zona Bianca ha sottolineato l'importanza delle vaccinazioni contro il Covid e l'influenza. Commentando invece la sentenza che conferma la legittimità dell'obbligo vaccinale, sostiene che le sentenze vadano rispettate, ma siamo in una fase diversa della pandemia e quindi ci appelliamo al senso di responsabilità dei cittadini. Le terapie per il diabete di tipo 2 hanno visto un sostanziale rinnovamento. Lo studio Efficient, realizzato dall'unità di Healthcare Research and Pharmacoepidemiology dell'Ateneo Meneghino, assieme all'Università di Tor Vergata di Roma, ha valutato il profilo costo-efficacia di questi farmaci. Ce ne parla Giovanni Corrao, responsabile scientifico dello studio. Questo studio innanzitutto è nato da un'idea. Un'idea era quella di mettere insieme i dati di più regioni che spontaneamente si stavano muovendo. Si trattava di due studi effettuati in due regioni che si stavano muovendo per valutare l'efficacia, l'efficienza, il costo efficacia dei farmaci innovativi in diabetologia. In che cosa è consistito? È consistito semplicemente nel, anche se la cosa è tutt'altro che banale, nel analizzare questi dati secondo un protocollo prestabilito, analizzarlo con un certo rigore scientifico e quello che abbiamo visto è una sostanziale conferma dei dati presentati nei trial clinici preregistrativi che confermano una sostanziale efficacia, cioè dei benefici terapeutici per i pazienti trattati con questi farmaci piuttosto che quelli convenzionali. Quello che in più che abbiamo visto è che tutto questo comporta non solo un beneficio per i pazienti, ma anche e soprattutto un beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero visto che si risparmiano con l'uso di questi farmaci, si risparmiano ricoveri, il sovraccosto dovuto al maggior costo di questi farmaci innovativi rispetto a quelli convenzionali, il risparmio, dicevo, in termini di ricoveri comporta comunque un risparmio anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Un terzo dei malati cronici in Italia ha atteso almeno 10 anni prima di ricevere una diagnosi. È quanto emerge dal 20° rapporto sulle politiche delle cronicità presentato dal Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Malati Cronici e Rari di Cittadinanza Attiva. Secondo i dati Istat del 2022, 4 italiani su 10 soffrono di una malattia cronica e 2 su 10 di più malattie croniche. Lo studio vuole sottolineare la mancata attuazione del Piano Nazionale delle Cronicità, mettendo in luce le differenze sul piano regionale. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.